Queste immagini ci riportano nel clima che precedette le due uscite dell'Italia nella seconda fase del Mondiale contro Argentina e Brasile. Agli italiani erano capitate le due formazioni sudamericane, entrambe fortissime, e si pensava che Zoff e gli altri azzurri dovessero avere delle serie difficoltà nel secondo turno del campionato. Ecco inquadrato Dino Zoff. Ecco l'Italia che si prepara. Si chiedono le impressioni di Bearzot. La prima uscita nel secondo turno dell'Italia fu contro l'Argentina e agli azzurri assicurò una bellissima prima rete Tardelli. Fu quindi l'Italia a passare per prima in vantaggio. Poi ci furono altri tentativi e si giunse alla seconda rete italiana che venne da un tiro ugualmente bello come il primo di Cabrini. Restò all'Argentina la platonica soddisfazione della rete di chiusura segnata da Passarella. Ecco Paolo Rossi inquadrato dai numerosi fotografi presenti agli allenamenti degli italiani. Ed ecco il Brasile schierato in campo il giorno della partita con l'Italia. Per l'Italia si trattava di una partita di particolare severità. Il Brasile fino a quel momento era stata la squadra più ammirata del torneo. Le due formazioni si affrontavano con la massima determinazione e ne scaturì un confronto di alto tono agonistico e di indubbia validità. In questa partita l'Italia ebbe il merito di affrontare l'avversario senza soggezioni alcuna. Il Brasile forse venne sorpreso dalla vitalità e dalla autorità della formazione azzurra e non rese che parzialmente secondo le sue aspettative. Comunque si trattò di una bellissima partita. Zoff protagonista come in altre circostanze. Bravissimo Paolo Rossi che tra poco vedremo andare a rete. Fu infatti sua, eccola, la prima rete della gara che cadde al quinto minuto di gioco. Per dirigere questo incontro era stato chiamato un arbitro molto apprezzato, l'israeliano Klein. Non c'era un posto libero allo stadio per seguire le evoluzioni del Brasile e dell'Italia. Il Brasile attacca, Serginho tuttavia fallisce questa occasione abbastanza agevole. Ma non sarà così quando al dodicesimo minuto riuscirà Socrates a perfezionare una manovra dei suoi compagni e con un tocco preciso a fil di palo batte Zoff. Per i brasiliani l'uomo più pericoloso della partita doveva risultare Paolo Rossi. E sarà ancora lui al 25esimo minuto della partita a segnare la seconda rete personale. Si sviluppa la manovra. Si libera la formazione azzurra da un attacco degli avversari e Rossi al 25esimo minuto dà la seconda grande soddisfazione al numeroso pubblico di parte italiana presente sulle scale dello stadio. Falcao, uno dei migliori in campo, si deve rialzare dopo uno scontro, è sempre molto vigile Zoff che sta dirigendo la propria difesa. Siamo sempre nella prima fase della partita che si concluderà con l'Italia in vantaggio per 2-1. Nel secondo tempo Zoff viene subito impegnato da tiri degli avversari da lunga distanza. Ma si dovrà attendere sino al 23esimo minuto della ripresa per vedere il Brasile con Falcao ottenere una seconda bellissima segnatura. Il pareggio sarebbe bastato al Brasile, ma avrebbe dovuto discostarsi dal suo orientamento, non seppe comunque difenderlo e nell'epilogo fu ancora l'Italia, per merito di Rossi, a ottenere una terza rete che le diede la vittoria. Ecco ancora un tentativo di Zico con pallone che si perde tra il pubblico assiepato dietro la porta di Zoff. Ancora un tentativo di Falcao.
partita di grandissimo ritmo, seguita con grande attenzione dal pubblico. Ed ecco ancora Rossi, sempre lui, che al trentesimo, a un quarto d'ora dal termine, segna il punto dello storico 3-2. Ed è stato con questo risultato che gli uomini di Enzo Bearzot hanno potuto superare con indubbia bravura anche la seconda fase del torneo, che è stata certo più dura e qualitativa della prima. Bravissimo Zoff nell'epilogo, quando si oppone ad una corta conclusione degli avversari, e intanto già sono tutti in piedi ai bordi del campo per festeggiare il grande trionfo azzurro.